Rai, Radio Televisione Italiana. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Da ciascuna delle sedi Rai verranno irradiati i rispettivi TG. Ciao, ciao a tutte, buonasera. Questa era una piccola prova del suono. Perché sì, perché sto facendo delle prove e oggi pomeriggio ho fatto anche un mini 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 haul e di questo vi volevo parlare, vi volevo mostrare alcuni piccoli prodottini e quindi senza perdere tempo vado subito al sodo perché sennò qui ci mettiamo, passiamo la serata a cercare di fare un video. Allora, il primo prodotto che volevo mostrarvi è questo, che è della nuova linea della Essence. Questo è un blush, il blush che si chiama Surfer Babe, cioè Surfer Babe è la collezione e il colore è unico, si chiama Big Wave Survivor, come potete vedere da qui dietro. Si tratta di un rosa confetto, veramente molto carino, piuttosto scrivente, è davvero un fard adorabile che mi è piaciuto a prima vista, infatti l'ho preso immediatamente. Tra l'altro al tocco è molto molto vellutato, questo è il suo colore, come potete vedere è decisamente pigmentato. E, costo di questo blush 2,75 euro. Poi un'altra cosa che ho preso, c'era una palettina, c'erano varie cose della nuova collezione, però io mi sono limitata a questo blush che avevo visto già in alcuni video di ragazze tedesche e che volevo e aspettavo, e poi ho preso questi due lip gloss. Ho preso questi due lip gloss, vedete, uno è celestino e un altro è violettino. Ho preso questi due lip gloss perché hanno una consistenza che io non potrei definire appiccicosa, ma che è comunque molto ferma e che si attacca bene alle labbra senza appiccicare, e questo mi è piaciuto molto. Io sulle labbra in questo momento ho il lucida labbra, questo qui celestino, e sentite che rumore che fa? Un rumore carino, e vedete, rimane anche un pochino di moccolino attaccato al coso, all'applicatore vedete qui, rimane un pochino di una gocciolina attaccata. Ecco, sentite che bel rumore. Vabbè, ma invece di discorrere sul rumore, volevo semplicemente dire che l'effetto di questi lip gloss e il motivo per cui li ho presi è un effetto molto molto fresco sulle labbra. Questi lip gloss sono praticamente in sapore e in odore, se non fosse per una specie di retrosensazione di piccante, nel senso che questi lucida labbra non pizzicano sulle labbra, però danno una leggera sensazione di fresco e di piccante. Non saprei descrivervela in altro modo, e sono tutti e due piuttosto pearlescenti, hanno un riverbero perlaceo che però è anche iridescente, come potete vedere è veramente carino, a me piace davvero molto. E sulla manina si presentano, dove sono finiti, eccoli qui, si presentano in questa maniera: quello di sopra è quello azzurro e quello di sotto è quello rosa. Questa cosa che vedete qui invece non è un livido ma è il violetto di un'altra matita, di una cosa che ho comprato, che è questa matita di una ditta che si chiama Pezzvai, è una ditta tedesca. Non so se riuscite bene a distinguere, ma qui sopra ci sono dei fiorellini disegnati. È una matita veramente violetta, con un colore che mi è piaciuto a prima vista, è stato amore a prima vista questo colore. Io adesso sulla mano l'avevo già sfumata. Rifaccio un po' di tratto di matita per farvi vedere. Ecco, vedete, questo è il colore reale di questa matita. È un violetto veramente intenso, un violetto che a me piace veramente tanto tanto. Io in questo momento ce l'ho un po' qui sotto e un po' anche sulla palpebra, cioè un po' dove capita. E niente, basta. Anche questa matita è costata 1,25 euro, forse, sì, credo una cosa del genere. Prezzi veramente molto molto bassi, nuove collezioni in giro per
tutti i DM, ecco, forse se la metto così si legge al dritto, ma forse non è detto, ecco qui. E, insomma, io sono molto molto contenta dei miei acquisti di oggi. Qui dietro c'è uno sfumino che però io non ho intenzione di usare. E niente, queste erano le cosine che io ho preso oggi pomeriggio. Questa era la prova del suono di questo nuovo aggeggio che ha a che fare con la mia faccia. E io vi lascio qui, vi saluto, vi auguro buonanotte, mi vado a dormire anch'io, anzi vi auguro buona giornata, io però invece vado a dormire, ecco, questo volevo dire, scusate se mi sbaglio sempre mentre parlo. Ups, trema tutto, ciao a tutte, ciao, buonanotte.